Sono veramente contento di avere qua di fianco a me un vero mito della musica italiana, al Clubhouse di Salice Terme e su Jab TV, Scialpi, benvenuto. Grazie, grazie a tutti, benvenuti anche a voi. Difenderci. Come stai? Tutto bene? Bene, bene, molto bene, insomma, bene di spirito, un po' meno di gola perché questa influenza ci sta prendendo un po' tutti e trascinando, ma è la stagione. Non è a rischio comunque la performance. È la prima volta a Salice Terme o eri già stato da queste parti? Presumo sia la prima volta. Quindi doppiamente benvenuto. Grazie, io vedo che c'è già tanta gente che sta arrivando, per cui insomma. È vero, c'è parecchio fermento. Facciamo un tuffo nel passato e poi parliamo dei progetti del presente, ovviamente. Le canzoni tue conosciute sono veramente tante. Ne cito qualcuna: Rock and Rolling, Pregherei, Cigarettes and Coffee, No East No West, Basciami, eccetera, eccetera, eccetera. Poi la produzione musicale è andata avanti negli anni fino ad oggi. Che effetto ti fa rivedere i video, soprattutto quelli degli anni Ottanta? Ma una nostalgia canaglia, come direbbe un mio collega, che però, insomma, penso che anche lui abbia molti pezzi in arretrato. L'ambiente musicale è cambiato, oggi è tutto un mordi e fuggi, là c'era molto più romanticismo, molto più così stupore in quello che si faceva e anche molto amore forse in più dedicato alla musica, però insomma bisogna andare avanti, e ci sono le nuove leve, la musica si trasforma, esiste sempre, per fortuna ancora viva, nonostante non ci siano più insomma i vinili e poi i CD e adesso il downloading, insomma stanno... È in corso una riscoperta del vinile, per fortuna. Secondo me è in corso la scoperta del live, perché ormai l'artista non può più optare sui downloading perché con le copie non si ha più neanche il guadagno, però il live è sempre una bella cosa, è molto emozionante. Ti tiene stimolante, ti tiene bello carico sempre. Forse è anche la cosa più bella per un artista stare sul palco davanti al pubblico, no? Devo dire decisamente di sì. Siamo isole nell'oceano, nella storia inutile, e a ci bella chi le città, dove la
brano preferito tra quelli del tuo passato? Sono tutti figli miei, ma Cigarettes and Coffee, visto che l'ho scritta 13 anni e mezzo, 14, è la canzone che più, insomma, mi rappresenta. Cigarettes and Coffee, niente più, un po' di fumo che fa su, l'amore prende i sensi, ma senso non ne ha, siamo isole nell'oceano della solitudine, e arcipelagi le città, io ti vorrei raggiungere, l'amore accende i fari nelle tenebre. Negli ultimi anni hai partecipato anche a due reality show negli ultimi 15 anni, 2004 Music Farm Rai 2 e in questa stagione Pechino Express ancora una volta Rai 2. Ti chiedo, di entrambi i reality, qual è il concorrente o la concorrente con cui ti sei trovato meglio e quello meno bene, diciamo, non peggio? Allora, fammi pensare, Music Farm è passato un po' di tempo, precisamente mi sono trovato male con la Bertè, ma tanto questo lo sa l'Italia, tutta l'Italia si trova male con Loredana, anzi ultimamente sono riusciti a metterle un pochino a posto i ricci, insomma, capricci. Anche tu? Anche tu con lei? Ma io ho fatto un passo indietro, ho preferito non giocare quella volta a Music Farm perché non mi piaceva il gioco che faceva lei e gli autori. Quest'anno invece per me, insomma, l'amico, al di là del mio compagno che è Roberto Blasi, che ha partecipato con me a Pechino Express, è stato Luca Tommasini, perché ci conosciamo anche perché ci vedevamo a Los Angeles quando lui faceva le tournée con queste icone della musica che sono Madonna, che sono Cher, che sono, insomma, Whitney Houston. Che era in gara con Paola Barale, giusto? Che era in gara con Paola Barale, che purtroppo si è fatto male nella stessa puntata in cui sono stato eliminato io. Torniamo al presente, il tuo ultimo singolo si chiama Petti Rosso, è cantato in coppia proprio con il tuo marito, Roberto. Dicono l'hanno visto oltre il muro laggiù, andò via quella sera dall'odore di città. Dicono l'hanno visto vestito come una dea, un tatuaggio sul cuore, una scritta banale, viva l'amore. Era bello davvero, era bello con le ciglia in più, con la sua vanità libero. Ho ascoltato la canzone, è un complimento, trovo l'arrangiamento tempestoso, perché ha un, non lo so, a un certo punto cresce tantissimo, è molto caldo, e so che l'avete presentato anche per Sanremo, però non siete stati scelti dalla commissione artistica, ti sei fatto un'idea? Ma guarda, intanto hai ragione sul tempestoso, perché è un tema abbastanza emotivo, no? È la storia in versione romantica di una persona diversa che decide di non stare più al gioco perverso di chi poi paga, di chi ti ammicca per poi ottenere uno sfruttamento. Quindi, insomma, è un tema piuttosto emotivo e quindi esigeva anche un arrangiamento che partiva calmo e poi prendeva il volo. Esatto. Per quanto riguarda Sanremo, siccome esistono dei figli di un dio minore, e a me pare, insomma, che ci siano gli estremi per dire che noi, soprattutto per il tema, la tematica, il fatto che avrei voluto farla insieme al mio compagno, in questo momento forse il direttore artistico Carlo Conti ha così pensato bene di non magari inserirci per evitare polemiche che vanno al di là poi del gossip
e dello spettacolo. L'unica cosa è che non ci ha avvisato, magari se ce l'avesse detto ci facevamo una ragione e magari avremmo progettato una cosa di diverso. A proposito del tema che hai appena citato, tu domenica scorsa eri in piazza Roma, abbiamo visto delle foto anche con Vladimir Luxuria, per Svegliati Italia, questa manifestazione per il matrimonio egualitario. Che idea ti sei fatto di quella giornata che era molto diversa dal Gay Pride e anche della scritta Family Day apparsa sul Pirellone a Milano? Allora, della manifestazione Svegliati Italia ho avuto veramente il cuore aperto quando ho visto le famiglie fatte da due ragazzi che avevano dei bimbi. Questi bimbi devono avere i diritti e devono essere uguali a tutti gli altri bimbi perché hanno una famiglia che è fatta di due mamme o di due papà. Per cui mi sono veramente commosso nella vista reale di vedere una marea di famiglie arcobaleno. Per quanto riguarda il Pirellone, insomma, basta dire che l'ha fatto la Lega e abbiamo detto tutto, insomma. Grazie mille Scialpi, ovviamente buona performance che seguiremo e alla prossima, grazie. Ciao a tutti voi. Porta la tua azienda in questo video. Jab TV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.